Dottoressa Fernandez che mi ha chiesto di partecipare. Lo faccio molto volentieri, lo faccio perché credo che sia un tema particolarmente sensibile per tutti noi che abitiamo nel Mediterraneo. Dico questo anche reduce da due viaggi in Siria, due viaggi che mi hanno particolarmente colpito per le condizioni in cui versa questo paese e per il numero, per i milioni di abitanti, di siriani che sono stati costretti a scappare dalla propria patria a cercare rifugio in altri contesti. Penso al raddoppio della popolazione libanese, a quello che sta accadendo in Giordania, a tutto ciò che crea le condizioni poi perché vengono messi a rischio anche questi paesi che si trovano a vedere raddoppiata la popolazione e non avere spesso le risorse per poter far fronte ai bisogni anche elementari che i rifugiati, ed è stato ben sottolineato, hanno diritto poi ad avere assistenza, hanno diritto ad averla in particolare da chi poi ha la possibilità di poterla offrire, quindi penso ai paesi dell'Europa, penso a quello che accade quotidianamente sulle nostre coste, quello che arriva dalla Libia e penso anche ai tanti errori che sono stati fatti negli anni passati, perché credo che un'autocritica giusta e puntuale, scevra da orientamenti ideologici, debba essere fatta rispetto a quello che è diventato il Medio Oriente in questi ultimi anni. È un Medio Oriente che credo abbia bisogno di qualcosa in più, che non sia semplicemente quello che stiamo affrontando come tema oggi, cioè l'aiuto ai rifugiati e soprattutto ai minori. Allora esistono varie possibilità di poterli aiutare, in primis avendo la voglia e il desiderio di poterli accogliere. Credo questo sia indispensabile per poter recuperare generazioni che sennò sarebbero perse, completamente perse e soprattutto preda di chi invece vuole creare le condizioni perché ci sia questa conflittualità religiosa, etnica o se vogliamo anche divisa tra Occidente e Oriente che non ha ragione di esistere. Esistono poi metodologie che puntualmente possono andare a recuperare questo genere di situazioni. Credo che l'MDR, ma l'ho sperimentato, abbia una dinamica particolarmente favorevole in termini di efficacia, di efficienza, di tipologia operativa, la possibilità di farlo singolarmente in gruppi, il tempo che può essere messo a disposizione per affrontare attraverso questa metodologia traumi che sennò rischierebbero di portare queste persone sicuramente in un limbo che non è quello che noi vogliamo e desideriamo possa essere garantito a chi scappa dalle guerre, questo va sottolineato. Io mi auguro che arrivi questa comunicazione della Commissione, Bruno, lo dico con una simpatia, lo dico a fronte di un dato economico puntuale, che credo stoni molto. circa 10 miliardi di euro messi a disposizione per bloccare la rotta balcanica. Io non so quante volte ho scritto a UKER personalmente perché credo che occorra invece un grande piano per il Mediterraneo. Senza un piano per il Mediterraneo che riscopra la centralità di tutto ciò che si affaccia su questo nostro mare, difficilmente noi possiamo affrontare un problema che sta diventando biblico, che non è un problema che riusciremo a debellare nell'arco di qualche anno, ma che ci accompagnerà, io penso, per tanto tempo, se non si creano le condizioni. Ottimo questo genere di titolo e credo anche di argomento, il viaggio alla perdita di identità. Spesso è l'elemento focale di chiunque si allontana dalla propria patria di domandarsi che cosa sono diventato. È accaduto tante volte per noi italiani che siamo stati costretti a emigrare, adesso non cito un paese a noi vicino, la Svizzera, che negava addirittura la possibilità di poter ricongiungere genitori e figli e spesso erano episodi tristissimi, episodi che non riesco a trovare l'aggettivo per incardinarli al meglio, episodi che hanno segnato intere generazioni, che sono state costrette a emigrare dalle parti più povere dell'Italia cercando un futuro migliore in tanti posti del nord, selezionati come si faceva una volta per abilità, per sanità, per tutto ciò che li doveva considerare abili a svolgere un certo genere di lavoro. Allora, siccome come italiani abbiamo una memoria che credo debba essere riscoperta, soprattutto nei momenti di difficoltà del mondo, questa è un'opportunità per riflettere su cosa siamo stati, su cosa siamo, su cosa dovremmo essere, su ciò che possiamo offrire ai tanti che invece hanno necessità che sono visibili tutti i giorni e che credo siano tremendamente utili per svegliare la coscienza. Quindi grazie della possibilità di poter intervenire oggi.